Canaccio in scena al Teatro Liseo con Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti. Maria Lanziano. È uno spettacolo che parlando per grandi temi, l'amore, la fame, la figura dell'attore, riesce a tirar fuori una poesia che può affascinare dai bambini agli uomini adulti. Grande emozione alla prima della commedia di Gaetanaccio al Teatro Eliseo, il capolavoro di Luigi Magni torna in scena con un linguaggio più attuale dopo 40 anni dal debutto con Luigi Proietti. E in prima fila, in platea, c'è proprio lui, non solo in veste di primo interprete del burattinaio ambulante della Roma papalina, ma anche in veste di padre. 40 anni fa, intanto, chi lo interpretava da protagonista, quindi interpretava Gaetanaccio, e chi lo ha anche diretto e ne ha scritto in parte le musiche, è proprio mio padre. E quindi il discorso è che io sono cresciuta ascoltando aneddoti su questo spettacolo e ascoltando le canzoni, imparando le canzoni, cantandole. È stato un passaggio di testimone non solo da parte di Proietti a Tirabassi, ma anche di Luisa De Santis, prima protagonista del personaggio di Nina, a Carlotta Proietti. Il successo era scontato e gli applausi non si sono fatti attendere nel teatro affollato da tanti amanti del teatro romanesco, da Paola Gassman a Francesco Pannofino, da Maria Rosaria Omaggio a Erminia Manfredi e Andrea Giordana. Un grande omaggio a Roma, alla romanità, a chi ama il romanesco e a chi ama il teatro, perché è uno spettacolo teatrale per eccellenza.